L'Università Federico II ha invitato a Napoli il poeta Milo De Angelis per una serie di incontri con studenti e docenti universitari. Nato a Milano nel 1951, De Angelis è una delle voci più importanti e riconosciute della poesia contemporanea. La poesia di Milo De Angelis, la storia, la realtà dei tempi vissuti, la città di Milano, sono realtà fortissime e che costituiscono, secondo me, un modo per avvicinare la poesia a persone che abitualmente non leggono. Milo De Angelis, che a Milano insegna in un carcere di massima sicurezza, è capace di formidabili componimenti poetici. Le periferie degradate, i sottopassaggi urbani, sono per questo poeta espressione della tragicità della condizione umana. La parola poetica credo che giunga da questo luogo arcaico, da questo luogo remoto, da questo luogo che si trova al di qua di ogni luogo e che ci costringe a un lungo, difficile, tormentoso percorso, ma che, quando e se giunge alla luce, ha tutto il peso e ha tutta la verità di questo percorso. De Angelis, fin dalla sua raccolta d'esordio Somiglianze del 1976, è diventato un caso letterario. La sua corposa opera di poesia ha formato diverse generazioni di poeti e scrittori. Qui a Napoli ci sono incontri con singole persone, con singoli poeti. L'incontro con Serena Vitale negli anni 70, con 72, ho esordito come poeta su una rivista di Napoli. Tra le sue più recenti pubblicazioni, La parola data e l'annesso docufilm a lui dedicato, Sulla punta di una matita, di Viviana Nicodemo. Ti ritrovo alla stazione di Greco, magro come un rasoio e ulcerato da un chiodo che tu chiamavi poesia, poesia, poesia.